Buongiorno, sì, io vi parlo da Cervia, il quinto giorno dall'alluvione, l'emergenza tutt'altro che risolta, ci sono ancora esondazioni, soprattutto nel Ravennato. Alle 11:50 il comune di Ravenna ha ordinato l'evacuazione di Borgo Montone. Appunto, gli sfollati soltanto in provincia di Ravenna hanno raggiunto il numero di 27.000. Vi devo dire intanto però, appunto, lo accennavate, che a Lugo questa mattina è caduto un elicottero. Lugo di Romagna è uno degli epicentri della crisi dell'alluvione, paese completamente allagato. A bordo c'erano quattro tecnici impegnati in operazioni di verifica per il ripristino della linea elettrica. Lì non funzionano, non funziona la corrente elettrica a Lugo, e non funzionavano neanche i telefoni. Ieri non funzionava internet, sono stati costretti a cambiare il numero della centrale operativa della polizia locale. Ebbene, quattro persone che erano a bordo e quattro tecnici sono feriti. Sono stati ricoverati in ospedale. La buona notizia è che da un'ora non piove più, permane però fino alla mezzanotte di oggi un'allerta meteo per criticità idrogeologica e idrica. Insomma, si temono nuove esondazioni e nuove frane. Il conto delle vittime è salito a 14, ci sono inchieste aperte dalla magistratura per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. L'ultima vittima era un anziano di Faenza, proprio al sindaco di Faenza, Massimo Isola. Ricordo che Faenza era stata duramente colpita già dall'alluvione del 2-3 maggio, di 2 settimane fa. È arrivata una telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso cordoglio e solidarietà. E domani, di ritorno appunto dal G7 a Hiroshima in Giappone, arriverà la Premier Giorgia Meloni, presiederà poi martedì un Consiglio dei Ministri e incontrerà il Presidente della Regione Bonaccini. Il punto generale sull'alluvione, nel pezzo del collega Raniero Altavilla, poi rientriamo qui da Cervia. Grazie. Un nuovo ordine di evacuazione del comune dell'area extraurbana di Ravenna. Bisogna lasciare le abitazioni fino a cessata esigenza. Il Ravennate, con gli oltre 27.000 sfollati, più di 4.000 accolti in alberghi hub, è tra le zone più colpite dall'alluvione che sta devastando i territori dell'Emilia Romagna. E oggi, quinta giornata di piogge forti, allerta rossa, è proprio la città di Ravenna a preoccupare. C'è timore per i livelli idrici dei canali attorno alla città, che da sola conta già 22.000 evacuati. Durante la notte, il centro operativo comunale ha continuato a monitorare il livello dell'acqua. Il sindaco Michele De Pascale è stato chiaro: non sappiamo dove riusciremo a fermarla. È esondato il canale Drittolo a Chiusa San Marco. Il comune ha disposto l'evacuazione totale e immediata di Borgo Montone. Tra Ravenna e la sua provincia sono diverse le zone in difficoltà per la mancanza di elettricità, acqua potabile e cibo. Non c'è pace nemmeno a Lugo. Questa mattina un elicottero privato della ditta Eliossola, che opera per conto di Eni, era in volo per verifiche agguasti agli impianti elettrici quando ha perso quota. A bordo 4 persone. Il pilota ha tentato l'atterraggio d'emergenza attutendo l'impatto con il suolo. Tutti hanno riportato ferite, 2 sono gravi ma non in pericolo di vita. A Consevice, piccolo comune del Ravennate, sono arrivati i gommoni dell'esercito per evacuare i centri abitati allagati. Nella frazione di Lavezzola preoccupa l'esondazione causata dalla rottura di un argine del canale destro del Reno. Tra i cittadini una catena umana per portare sacchi di sabbia e tamponare la falla. Per i cittadini tra i comuni della Bassa Romagna c'è l'obbligo di recarsi ai piani alti con cibo, acqua e cellulare. Tra i comuni del Ravennate, in sofferenza c'è Faenza, oltre 2.000 evacuati e 6 morti. La sesta vittima, identificata stanotte, è un 79enne, la 14ª in Emilia-Romagna. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Faenza, vi sono vicino. Situazione critica anche tra i comuni montagna, le prese con frane e smottamenti, manca l'acqua. La situazione è abbastanza drammatica, afferma il sindaco Goffredo Polidori di Sant'Agata Feltrea, nel Riminese. Le strade crollano improvvisamente, spiega, frane anche sopra Bologna. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anticipa domani il rientro in Italia dal G7 in corsa a Hiroshima, visiterà i luoghi alluvionati. Martedì mattina, riunione del Consiglio dei Ministri con al centro i provvedimenti urgenti per le popolazioni dell'Emilia Romagna. Meloni, dopo il CDM, incontrerà il presidente della regione Stefano Bonaccini a Forlì lunedì, riapriranno gran parte delle scuole.